Eccoci qua, allora ciao ragazzi, ben arrivati a tutti quanti. Un brevissimo feedback per confermare che vedete e sentite tutti correttamente. Saluto intanto tutti presenti. Ciao Paolo, ciao, ciao Luca. Ok, perfetto, ancora qualche secondo. Ciao Eugenio, ciao, 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 grazie, ciao Piero. Ciao Marica, ciao Caterina, ciao, ciao, grazie a te. Ok, devo dire che è davvero estremamente gratificante, ragazzi. Ciao Bojan, ben arrivato. Estremamente gratificante per me ogni volta che da alcuni TG oramai apro il software per condividere quello che dobbiamo fare in quest'oretta. È davvero gratificante per me vedere come c'è proprio l'entrata in massa di veramente tante, tante persone. Ricordo circa un anno fa, quando partì e proposi l'idea ai fondatori della Sapienza Finanziaria, dissero: Ok, partiamo. E sapete che quando si parte con un progetto tutto nuovo, non sai mai, no, se e come questa cosa potrà andare. L'entusiasmo era davvero alle stelle, come lo è tuttora adesso. Peccato che ero io da solo. Parlavo sempre al plurale, ma in effetti ero io e a volte c'era anche un paio di amici. Poi nel tempo questo appuntamento è diventato probabilmente abbastanza interessante e da quelle poche, pochissime persone che eravamo all'inizio, adesso È veramente bello accedere al webinar e vedere che c'è un ingresso praticamente continuo. Siamo arrivati quasi a un centinaio di partecipanti di media. E veramente questo è molto gratificante. È gratificante perché vuol dire che tutti insieme stiamo riuscendo a creare un appuntamento interessante, un appuntamento che comunque dà sempre qualche spunto di riflessione. Ed è poi questo il vero obiettivo di questo appuntamento, che per chi è qui adesso, che vedo dei nomi nuovi di nuovo, è tutti i lunedì e tutti i giovedì dalle 14 alle 15, un appuntamento quindi bisettimanale. Che cosa facciamo all'interno del nostro appuntamento? Molto semplice. Andiamo a vedere quella che è la parte relativa ad alcune notizie che arrivano dai mercati, notizie di tipo macroeconomico. Andiamo a fare poi un po' di quella che chiamiamo la didattica, ovvero andiamo a discutere, a confrontarci su quella che è tutti insieme ogni volta, su quella che è l'analisi grafica della rappresentazione dei prezzi e poi andiamo a discutere, a confrontarci su quella che è la nostra, di nuovo, operatività in real time. E il tentativo è quello di rendere questo appuntamento sempre più interattivo, proprio per far sì che, a differenza della stragrande maggioranza, probabilmente tutti, ciao Luciano, della stragrande maggioranza di progetti simili, c'è sempre uno che parla e basta. Io vorrei che invece ci fosse veramente molta, molta, molta interazione, come se fossimo dietro un tavolo, una sala trading nella quale siamo veramente in decine di partecipanti e tutti possono e anzi sono esortati a dire la loro, come vedono il trading, cosa stanno facendo. Più siamo interattivi, maggiori sono gli spunti di riflessione, più lontani, io credo, stiamo lontani dai guai. Non è il primo messaggio che ci arriva di partecipanti al nostro appuntamento che da quando abbiamo iniziato a incontrarci il loro training è migliorato, ma è migliorato non per le notizie che io parlo e do o quelle che possono essere le intuizioni, la didattica che seguo personalmente, ma perché stando insieme si esce un po' da quello che è, ragazzi, la nostra stanzetta buia, no? Il rintanarci da soli dietro a uno schermo e
sapete, il mouse click click viene facile, no? fare cose sbagliate. Ecco, più si sta insieme, più si è interattivi invece, e più si performa. Performare per noi, per me, significa cercare di riuscire a fare sempre solo quello che devi fare senza fare nient'altro. Un po' come un atleta, no? Che pur avendo tutte le competenze del caso, pur avendo un ottimo allenamento, quel giorno non va. Le sue performance non consentono a lui di arrivare veramente alle sue qualità fisiche, quindi i risultati sono di minor momento. Ecco, stando insieme usciamo un po' da questa apatia nella quale il trader spesso si trova, perché è da solo, no? Lui e i suoi grafici, e questo a volte crea veramente problemi. E anche, se anche fosse solo per questo, veramente sono davvero molto, molto contento. Quindi un saluto anche ai nuovi che stanno entrando. Ciao ragazzi, ben arrivati. Ciao Vincenzo, ciao, grazie mille. Allora, dicevamo, notizie dai mercati, dopo che mi auguro davvero, ragazzi, abbiate tutti letto bene il disclaimer. Il disclaimer ci informa che questo appuntamento non è certamente un servizio di consulenza finanziaria, lungi da me, lungi da noi questa idea, e non è nemmeno una sollecitazione al pubblico risparmio. È semplicemente, ragazzi, uno stare insieme e condividere appunto parte di quella che è la nostra attività di training. Quindi partiamo con quelle che sono le notizie dai mercati. Ogni volta scelgo qualcosa che secondo me è abbastanza interessante sul calendario economico di oggi, ad esempio, dove ci sono tutte le notizie che sono uscite durante la notte o che potrebbero uscire durante la nottata, durante la giornata. Troviamo questo dato importante con alta volatilità attesa, vedete le tre teste qui, che si occupa della variazione del livello di occupazione per quanto riguarda l'Australia dollaro, quindi per quello che riguarda l'Australia. Un dato, questo sulla variazione del livello di occupazione, inferiore quasi alla metà del dato precedente, tuttavia erano attesi 9.000 nuovi posti di lavoro, sono stati creati 34.000 nuovi posti di lavoro, e quindi un dato assolutamente positivo per l'Australia dollaro. Andiamo a vedere come ha reagito, andiamo quindi sul grafico, apriamo il nostro grafico e andiamo a posizionare i quattro time frame di riferimento sulla coppia che vede appunto protagonista il dollaro australiano contro il dollaro americano. Un dato, quindi, lo ripeto, positivo, lo vedete qui, 9.000 nuovi posti di lavoro, 34.700 i nuovi posti di lavoro creati nel mese di dicembre in Australia, quindi sicuramente un dollaro australiano che contro un dollaro americano avrebbe potuto beneficiarne. Andiamo a vedere cosa è successo sul grafico, quindi apriamo il time frame minore, questa è la giornata di ieri e questo appunto l'orario in cui è uscita la notizia, che lo ricordo, essendo notte, più o meno all'1.30 di questa notte. Ecco quindi la reazione che c'è stata da parte del mercato, che è poi quella che conta più di ogni altra cosa. Vedete che dopo un bel rialzo, proprio sulla spinta delle notizie, c'è stato un altrettanto violento ritracciamento, ma poi sembra che il mercato stia cominciando a credere a quelli che sono questi dati. Come al solito per noi fa fede il punto di lancio, ovvero, vediamo un attimino l'orario, eccolo qua, 1.15, questo è l'orario in cui sono uscite le notizie, questo, quindi questo diventa il prezzo importante, che era il prezzo pre
che era battuto dal mercato prima dell'informazione che è uscita, prima del dato. Il test che c'è stato successivamente si è trattato prima di una resistenza e poi la decisa rottura verso l'alto. Quindi molto interessante il potenziale pullback che il mercato potrebbe fare in area, sposto un attimino, 0,7980, 0,7980, 0,7985, proprio perché c'è stata questa rottura decisa in reazione ai dati usciti proprio questa notte, con la presa del punto di lancio, ovvero questa decisa accelerazione ribassista, ma poi il suo completo riassorbimento. Ecco, quando questo accade è molto più probabile una continuazione dei prezzi nella direzione della rottura. Certo, tutto questo, andare a vedere come si è comportato la coppia per quanto riguarda la notizia nello specifico, è certamente inserita all'interno di un trend assolutamente di tipo rialzista. Vedete che almeno nel breve periodo, guardate il grafico a 4 ore, sfido chiunque a dire che questo non è un grafico con una tendenza certamente al momento rialzista. Segnali di allarme del potenziale inversione non ce ne sono ancora, laddove anche sul 4 ore, ad esempio, abbiamo l'ultimo minimo che non è ancora stato scalfito al momento. Vedete che il prezzo si muove al di sopra dell'ultimo minimo relativo e quindi il trend è e rimane intatto. Certo è che occorre vedere davvero quella che è la reazione, no, dei mercati a questa notizia. In verità, oltre a questo dato sulla variazione del livello di occupazione, sempre sull'Australia è uscito un dato, questa volta negativo, un dato peggiore del previsto, che riguarda il tasso di disoccupazione. Un tasso di disoccupazione che era fermo al 5,4% il mese di novembre, la previsione era di un dato invariato, invece c'è stato un dato negativo per l'australiana, quindi un tasso di disoccupazione che è peggiorato un 5,5%. È davvero una situazione interessante in cui occorrerà vedere da vicino la vera e propria reazione dei mercati. A livello tecnico, se andiamo a spostarci proprio per vedere la reazione, no, di chi poi ha in mano i soldi e decide delle sorti del trend, se andiamo a vedere il trend di lungo periodo sul settimanale, il trend è assolutamente ancora di tipo ribassista, a mio avviso, con massimi e minimi decrescenti. L'ultimo massimo di mercato è questo qui, e vedete che tutto quello che il mercato, il prezzo sta facendo da allora, altro non è che una clamorosa compressione di volatilità, una sorta di flag, una sorta di pausa. Se la tracciamo così, credo sia visibile a tutti quanti. Questa è una classica figura di continuazione del movimento, e questo per quanto riguarda il time frame settimanale. Anche sul time frame giornaliero, se osserviamo il grafico qui sotto, proprio per riuscire a ben definire, a inquadrare, a contestualizzare quella che è l'attuale reazione dei mercati, sul giornaliero abbiamo una divergenza di inversione tra l'azione dei mercati, l'azione dei prezzi e il suo derivato. Vedete che il mercato forma dei punti di rotazione di volta in volta superiori, siamo sul grafico giornaliero, ma lo stocastico si muove con oscillazioni in tendenza ribassista. E quindi un'indicazione che il mercato potrebbe presto trovare un'area di resistenza, e quindi da prestare molta molta attenzione. Anche sul 4 ore, se volessimo ben osservare, il momentum di questa falsa rottura è certamente ribassista. Cioè, c'è stato davvero il tentativo di rottura delle ultime 4 ore di questa settimana, ma
quindi un tentativo di rottura di aree certamente molto resistenti. Il mercato non ha avuto la forza di continuare nella direzione, ma c'è stata invece, vedete, la ripresa del punto di lancio. E questo è certamente un grosso segnale di allarme, di continuazione, della spinta rialzista, scusate. Quindi, se è vero che la notizia ci dà una variazione a livello di occupazione superiore al previsto, è altrettanto vero che il tasso di disoccupazione rimane peggiore del previsto, quindi la reazione dei mercati a livello tecnico sembra davvero che questi rialzi abbiano al momento il fiato davvero corto. Siamo con una flag di continuazione ribassista sul settimanale, laddove il massimo relativo non è ancora nemmeno stato scalfito proprio. Abbiamo delle divergenze di inversione sul time frame giornaliero e sul 4 ore abbiamo davvero dei movimenti con un tentativo di inversione di momentum della forza che da positivo è negativo. Quindi davvero una reazione da prendere con le molle. Andiamo a vedere sui time frame un pochino più stretti per entrare nel vivo. Ecco, vedete che nel breve abbiamo definito quest'area assolutamente importante proprio perché è il punto di lancio della notizia, quindi il mercato c'è tornato sopra durante la mattinata più o meno alle 11:30, 12, è tornato al di sopra del prezzo di lancio, ma quest'area diventa un'area strategica, un'area cruciale. Se il mercato rimane al di sopra, ci piace, no? Andare a vedere un po' le reazioni dei mercati, non solo la notizia in sé, perché a me interessano quelli che hanno in mano i soldi e interessa capire come investono poi i loro soldi. Quindi se il mercato rimane al di sopra di quest'area è molto più probabile una continuazione rialzista. Se il mercato scende al di sotto di quest'area, nel breve abbiamo invece una indicazione di assoluta debolezza. Quindi una situazione veramente molto molto interessante. Sempre andando a scorrere le notizie, quelle che più ci interessano, tra poco più di 5 minuti, anzi più o meno 5 minuti, intanto ragazzi mi confermate che continuate a vedere e a sentire tutti bene? Ok, perfetto. Stavo osservando mentre discutevo su questo time frame che mi corre l'occhio qui in alto a sinistra, non siamo su un grafico settimanale ma su un grafico mensile, quindi un dato ancora più importante, un dato ancora più, grazie Paolo, un dato ancora più interessante, non è un grafico settimanale ma un grafico assolutamente mensile. Dicevo di un altro dato importante che dovrebbe uscire tra 5 minuti, quindi alle 14:30, sapete che ci sono praticamente quasi tutti i giorni, è un orario di uscita di dati assolutamente importanti, quelli che i grandi investitori istituzionali sfruttano per smuovere il prezzo nella direzione che loro desiderano, prima che il resto del mercato si accodi a questa loro scelta. Tra 4 minuti quindi avremo sul dati americani questa volta, quindi sul dollaro americano, i permessi di costruzioni rilasciati sempre per il mese di dicembre. Altro dato importante, assolutamente strategico, questo indice di produzione della Fed di Filadelfia per quanto riguarda il mese di gennaio, un dato previsto pari al 25, quindi inferiore al precedente. Staremo a vedere che cosa il mercato ci pone. Esatto. Quindi davvero un dato importante. Lo stesso 14:30 anche sul dollaro canadese avremo una variazione dell'occupazione non agricola. Di nuovo una dollaro canadese, una nazione nella quale materie prime sono davvero una
una forza trainante in questa economia, una variazione dell'occupazione non agricola, è un dato importantissimo per quanto riguarda il dollaro canadese. Quindi, tra pochi minuti andiamo a vedere in diretta, proprio in real time, la reazione dei mercati su queste coppie. Quindi, il dollaro americano ce l'abbiamo, il dollaro canadese andiamo a posizionarlo immediatamente sul nostro grafico, quindi USD CAD. Eccolo qui, andiamo ad aprire un grafico in maniera tale che ce l'abbiamo. Facciamo uno schermo tutto bianco, anzi facciamo ok, eccolo qua. Perfetto, così ce l'abbiamo e andiamo in real time a vedere anche questo dato, quindi davvero pochi minuti ancora andremo a valutarlo. Ok, quindi due dati, dollaro canadese, dollaro australiano l'abbiamo visto, e il dollaro americano pochi minuti ancora. Poi andremo a discutere insieme di un a livello invece di didattica e di operatività, come si è svolta un'operazione che ho fatto ieri mattina presto, un trade del quale ho discusso con gli amici e colleghi dentro la Sapienza Finanziaria, dentro il nostro percorso formativo. A livello didattico ritengo assolutamente molto interessante. Questo è lo screenshot che feci proprio in sede di training. Ecco, manca un minuto, quindi andiamo a vedere in real time. Lo posizioniamo così, questo qua. Qui andiamo ad aprire i grafici dell'euro. Euro contro dollaro, così andiamo a vedere proprio se e come il mercato sente questo dato. Ok, questo lo teniamo qui nel mezzo. Facciamo così, vediamo un pochino meglio. Tanto sul settimanale mensile l'euro non ci importa. Qui in basso a destra abbiamo un dato a 15 minuti, questo lo mettiamo anche lui sul 15 minuti, così vediamo che tipo di reazione. E poi andiamo magari a fare un po' di analisi per vedere se il potenziale movimento avremmo potuto coglierlo di partenza. Pochi secondi. Simone, poi ci trovo interessante una situazione sul giornaliero di Audi CAD, magari lo andiamo a vedere a livello didattico tra un secondo, ma mi premeva proprio anche a livello didattico per noi tutti andare a vedere in real time se e come i dati che sento la campana del campanile del mio paesello suonare, quindi i dati dovrebbero uscire a momenti, veramente a secondi. Andiamo a vedere in real time, ecco qua. Allora, per quanto riguarda i permessi di costruzione, un dato superiore al previsto, 1.302, interessante. Quindi un dato positivo per il dollaro americano, quindi potenziali ribassi della coppia euro-dollaro. Sul dollaro canadese invece ancora nessuna novità. L'indice di produzione della Fed di Filadelfia per il mese di gennaio, un dato previsto era il 25, dato precedente 27, e questa volta invece un dato assolutamente negativo, un dato peggiore del previsto per quanto riguarda il dollaro americano. Ancora quindi, così come l'australiano, una duplice, diciamo così,
versione, una duplice uscita di dati. Andiamo a vedere come il mercato coglie questo dato. Intanto vi comunico che si è posata una bellissima gazza qui sull'albero fuori casa mia, meravigliosa. Ma che bella che è. Spettacolare. Tra l'altro c'è un sole qua oggi che spacca le pietre. Una notte freddissima, ho avuto un freddo cane tutta notte. Adesso invece si sta veramente da Dio. Peccato che non c'è la neve. Allora ragazzi, use the card, 15 minuti. Vediamo come si potrebbe andare a ragionare su questo, su questa coppia. Guardate ieri che strana, che dato è uscito ieri, ragazzi, che voi sappiate sul dollaro canadese. Guardate qui H1 che non ho seguito. Sapete cosa è successo ieri su questa coppia? Senza andare a vedere? Qualcuno di voi? Osservando l'erraticità della giornata di ieri, no? Su USD CAD, avete idea di che cos'è successo, ragazzi? Qualcuno di voi, che non andiamo neanche a cercare le notizie? Un tasso di interesse canadese. Matteo, posso aprirti il microfono? E Fabio, posso aprire il microfono a uno di due? Matteo e Fabio, così ce lo dite in real time. Eh? Ok, Matteo. Fabio non ha il microfono. Ok, Matteo, quando vuoi mi apri, me lo dici che io ti apro il microfono. Andiamo a vederlo insieme. Intanto torniamo un attimino sul 15 minuti. Ecco qua. Sembra che il mercato stia reagendo. Vediamo se è uscito il dato. Intanto proviamo ad aggiornare. Non ancora. Comunque la volatilità comincia a muoversi qualcosina. Sui time frame superiori, come possiamo inquadrare l'azione del mercato? Beh, molto interessante questa falsa rottura ribassista qui, ragazzi miei, che da metodo potrebbe portare, oh, interessante anche l'area, da metodo potrebbe portare il prezzo in area qua sopra, più o meno quest'area. C'è lo spazio per fare il trade, eh? Abbiamo 409 pips. Allora, se mi date 3 secondi, io qui opero, perché abbiamo da metodo un pattern da manuale. Datemi 2 secondi che faccio 2 calcoli. Ok, ecco qua. Andiamo a comprare con uno stop loss al di sotto del minimo, 1,20 e 34, ancora 2 secondi. Ok, sentite il classico rumore della piattaforma che ci dà. Ok, perfetto signori. Allora torniamo in real time un attimino. Ok, Matteo, sono pronto anch'io. Dicevamo ragazzi, il contesto, contestualizzando il potenziale dato che esce sul dollaro canadese, abbiamo un movimento da manuale, proprio per quello che è il nostro metodo, abbiamo una falsa rottura ribassista con la presa decisa del punto di lancio di queste candele che rompono quest'area importante, il mercato che ci torna al di sopra, ma poi non riesce ancora ad arrivare al target. Quindi lo spazio di movimento c'è,
il rapporto rischio-rendimento altrettanto, perché ci basta per questa, per questi dati statistici, per l'efficacia di questa tattica operativa, ci basta un rapporto 1,5, qui siamo quasi 1,2, quindi direi ottimo. Per chi ci segue, condividiamo senza paura alcuna, senza in maniera gratuita, ci mancherebbe, quello che è parte del nostro metodo. Quando il mercato, ragazzi, rompe delle aree importanti e poi viene riassorbito il prezzo di accelerazione, quella è una falsa rottura. Vedete che qui il mercato è ritornato al di sopra della spinta. Cosa facciamo? Andiamo a calcolare la potenziale estensione del pattern. Come si calcola? Si calcola misurando l'ampiezza tra il punto di accelerazione e il minimo ricevuto, lo si sovrappone appunto al punto di lancio, quello è il nostro target. Dopodiché si attende un prezzo a noi conveniente, no? Noi tradiamo se il prezzo è conveniente, quindi in questo caso abbiamo qui, era tardi, ma il mercato non è ancora target. Qui invece il mercato ci dà un buon rapporto rischio-rendimento per quello che è l'efficacia statistica della strategia. Abbiamo una quarantina di pips, 400 pips, scusate, e abbiamo circa un 700-720 pips di gain potenziale, quindi certamente un buon rapporto rischio-rendimento. E magari lo andiamo a discutere dopo sul... nel breve, quindi chiudo un attimino la cosa qui e torno dal nostro collega Matteo, che nel frattempo mi ha detto che si è trovato, è riuscito a liberare il microfono. Quindi Matteo, dammi un secondo che ci cerco tra le decine di amici che sono qui oggi e che di nuovo saluto. Matteo, abbiamo, eccolo qua, Matteo. Allora, Matteo, hai il microfono libero? Sì. Ciao, piacere di fare la tua conoscenza. Matteo, hai chiuso di nuovo il microfono? Provo a riaprirtelo. Oppure sei tu che dovresti riuscire? Vediamo se riusciamo a intenderci, clicco io, clicchi tu. Eccoti, senti Gian. Adesso ti sentiamo. Bene, ciao, buongiorno a tutti. Ti stavi dicendo? Ci stavamo chiedendo perché di queste poderose oscillazioni su questo cambio. Sono usciti dei dati importanti ieri nel pomeriggio sulla valuta canadese, appunto. Alle 16 ieri pomeriggio c'è stata la decisione sul tasso di interesse, che come da previsioni è salito dall'1 all'1,5%, e poi il discorso del governatore. Un'ora più tardi c'è stato anche il rapporto sulla politica monetaria della Banca Centrale Canadese, e appunto questo spiega questa volatilità molto, molto alta sulla coppia tra il dollaro americano e il dollaro canadese, insomma. Sì, appunto queste candele, queste spike molto lunghe riguardano appunto ieri pomeriggio quando sono usciti questi dati. Ah, ho capito. La cosa interessante è che, non so se sei d'accordo, ma più che volatilità, questa qua è vera e propria erraticità. La vera volatilità è questa qua, secondo il mio modo di vedere, di intendere l'azione dei prezzi. Non so cosa ne pensi tu, questa è la volatilità, no? Cioè la velocità con la quale il mercato impiega a passare da un prezzo ad un altro. Quindi qui vedi che da passare da, tolgo un attimino la mascherina, per passare da, accidenti, ma che palle sta maschera, eccola qui, per passare da 1,25 a 1,23,50, quindi una figura e mezza, ci ha impiegato veramente poco, ci ha impiegato un'ora, no? Quindi questa alta volatilità. Questo movimento invece ha più a che fare con la erraticità, cioè prima tutti su, poi tutti giù, poi tutti su, ma il mercato sostanzialmente è rimasto
al prezzo di lancio, al prezzo di uscita delle notizie. Sì. Quindi un mercato molto combattuto, no? Che ne dici proprio durante la giornata di ieri? Sì, sono d'accordo, sì, perché se vediamo la chiusura di quella candelina verde, in effetti, eccola Esatto. qui. Le aperture e la chiusura sono in uno spazio abbastanza ristretto. Sono proprio le spike che Esatto, quindi sono molto, molta. molto accentuate. Tra l'altro, penso che forse tu me lo puoi insegnare, un aumento dei tassi di cambio, perché hai detto scusa, dei tassi di interesse, c'è stato un aumento dei tassi di Sì. interesse, esatto, quindi dovrebbe favorire proprio la valuta canadese, no? Perché aumento dei tassi di interesse vuol dire che detenere quella valuta ha più interesse, no? Perché paga tenere quella valuta, quindi un deprezzamento della coppia USD-CAD. In effetti, invece, non è la reazione dei mercati al momento sembra veramente di assoluto disinteresse per questa cosa. Quindi, un dollaro canadese che si dovrebbe apprezzare con un aumento dei tassi di interesse, detenere la valuta canadese quindi rende di più. In conseguenza, una coppia USD-CAD, il Looney, il solitario, che dovrebbe deprezzarsi. In realtà c'è stato un po' di quel movimento lì, se lo vediamo, no? Dopo l'uscita del dato, c'è stato un po' di quel movimento lì, ma tutto il movimento successivo lascia presagire che il mercato, per una qualche ragione, la sta prendendo male, sta cosa. E in effetti sembra proprio che stia reagendo nella parte alta. Il dato di oggi, invece, vediamo se è uscito, eccolo qua, addirittura un dato negativo, un meno 7.100 posti di lavoro in meno, quindi un dato negativo per il dollaro canadese, che quindi, a ben vedere, dato negativo per il dollaro canadese. Dollaro canadese che in questo caso viene quindi venduto a favore dell'acquisto di dollari americani. Quindi ecco il perché dell'iniziale apprezzamento di quello che è il cambio. Sei d'accordo? Cioè, o Sì. vedi qualcosa di diverso tu che puoi condividere? No, sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Vedo che su queste spike di ieri il prezzo ha preso appunto l'ultima area di supporto che era da quella coda. Se puoi ingrandire un attimo il grafico, eccola qua. E poi è rimbalzato a rialzo. Questa Attorno cosa qui, all'1, eccola lì, sì, esatto. quest'area. Esatto, quest'area qui quindi ha tenuto e si è rivelato un supporto che è valido, insomma, perché il Pensate se prezzo non è potesse. riuscito a romperla. Esatto, pensa se si rivelasse un doppio minimo, ragazzi. Cioè, se questo movimento alla fine si rivelasse un doppio minimo, abbiamo tutti i dati, no? E quindi facciamo un pochino di didattica. Da missione della sapienza del nostro appuntamento. Qui abbiamo un trend certamente di a chiara matrice ribassista con dei punti di rotazione che si formano a prezzi di volta in volta inferiori. Abbiamo un doppio test in area 1, 23 e 40. Questo potrebbe essere un potenziale doppio minimo, scusate, in formazione. Cosa che è ancora lungi dall'essere assolutamente confermato, lo stesso sarà confermato se e quando il prezzo dovesse andare a quotare al di sopra come minimo di 1,2590. Se così fosse, la sua estensione addirittura sarebbe poi su per aria proprio, perché abbiamo un'estensione di questo genere come minimo prevista dal pattern, che tra l'altro hanno efficace, veramente efficace. Sono veramente molto efficaci. Questo potrebbe essere una conferma del fatto che, da metodo, intanto vi confermo che a livello operativo questo movimento, andiamo sul time frame
Datemi ancora un attimino perché sto osservando anche altre cosette. Ecco qua. Ok. Dicevo, c'è stato anche un didatticamente, a livello didattico, una falsa rottura di aree importanti, una falsa rottura che poi è stata totalmente riassorbita, quindi questo fa sì che il mercato possa continuare nella direzione originaria e quindi abbiamo anche da metodo un pattern che potrebbe confermare che questo è un doppio minimo. Quindi veramente una situazione interessante. Emanuele ci stava dicendo. Emanuele dici, scusa se ti scrivo qui, ma non riesco a mettermi in contatto con nessuno. Con nessuno a chi ti riferisci? Emanuele, posso liberarti un attimo il microfono? Ok, allora tra un attimino. Intanto andiamo a prendere. Altre informazioni di altri amici qui. Ah, ok. Emanuele, se tu vuoi iscriverti a questo percorso formativo, prova a contattare proprio la Sapienza Finanziaria. Sul sito della Sapienza Finanziaria dovrebbero esserci tutti i recapiti e vedi come mai non riesci ad accedere a questa cosa. Intanto anch'io faccio presente ai nostri responsabili, diciamo così, di questa cosa. Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Ah, quindi benissimo. Quindi tornando a noi, ragazzi, brevemente, la volatilità di ieri, Matteo ci stava dicendo, tutta questa erraticità causata dall'uscita dei dati sui tassi di interessi sul dollaro canadese di ieri, volatilità che si è trasformata in decisa erraticità. Ok, perfetto, mando una nuova mail, Emanuele. La cosa la risolviamo assolutamente. Erraticità è quando il prezzo va un po' su, un po' giù, non sa dove andare. Qualcosa di molto diverso dalla volatilità, che è una cosa interessante, anzi è buona per noi che facciamo questo mestiere perché sposta i prezzi. Questo invece vedete che il mercato non sposta proprio niente. Quindi un dato che è stato preso così, come se niente fosse. A livello didattico stiamo osservando la potenziale formazione di un doppio minimo da manuale proprio su questa coppia e quindi una situazione interessante. Pochi minuti fa ho deciso di effettuare un trade da metodo su questa falsa rottura e quindi bene. Torniamo un attimino sull'euro per vedere se e come il mercato sta reagendo in qualche modo al dato uscito sul, come abbiamo detto prima, l'indice di produzione della Fed e i permessi di costruzione rilasciati. Mi sembra che di volatilità, Matteo, ce ne sia ben poco. Questo è da 15 minuti. Che ne pensi? Sì, si è mosso poco, mi sembra. Per il momento, sì. Veramente poca roba. Poca roba, sì. Sì, esatto. Siamo certamente all'interno di un trend assolutamente rialzista. Comunque, ragazzi, prima di chiudere, volevo appunto, perché siamo quasi in chiusura. A livello proprio di missione del nostro appuntamento, quindi l'operatività in real time, quindi abbiamo condiviso il trade appena effettuato sul dollaro canadese. Le ragioni del trade ve le ho appena dette, da metodo abbiamo una falsa rottura ribassista, falsa rottura che non è ancora giunta minimamente al target sul daily. Eccolo qui. Una falsa rottura decisa, il riassorbimento del prezzo di lancio, che è questo qui,
quindi una trappola che potrebbe portare il prezzo almeno fino a qua sopra. È un pattern, no, ragazzi? Quindi un pattern ci dà la dimensione, la distanza, il potenziale target, che siamo ancora lontani. La negazione del pattern l'abbiamo in area 1,20 e 25. Abbiamo un rapporto rischio-rendimento piuttosto interessante, quindi qui ho deciso di comprare dollari americani contro dollari canadesi, in barba a quelle che sono poi le notizie vere e proprie. A livello didattico su questa copia stiamo assistendo a quello che potrebbe essere un potenziale doppio minimo. Certamente c'è stato un retest assolutamente interessante e quindi staremo a vedere che cosa succede. Dicevo che ieri mattina è stato effettuato un trade short per quello che riguardava su questa coppia all'euro-dollaro. Perché? Andiamo ad aprire un attimo questa è la cosa che ho salvato. Il trend è certamente rialzista sul settimanale, anche sul giornaliero. Tuttavia, la divergenza che il mercato ci indicava sul settimanale, ci diceva della potenziale resistenza, che il mercato avrebbe potuto trovare. Sul time frame, quindi, stessa cosa anche sul 4 ore, vedete. Punti di rotazione di volta in volta superiori, ma una divergenza. Torno un attimino in real time, che forse la vediamo meglio. Una divergenza assolutamente eclatante. Punti di rotazione a prezzi superiori, ma una divergenza di zona di resistenza potenziale sul 30 minuti. Abbiamo avuto il setup con un pattern di esaurimento da manuale su una divergenza di inversione di bassista e quindi è stato effettuato il trade, un trade che l'abbiamo gestito come da metodo in ambiente non direzionale, perché questa è una resistenza, quindi abbiamo portato a casa i primi due target. Successivamente alla presa dei due target abbiamo portato a pareggio lo stop loss e nella mattinata, mi pare o nella notte, vediamo quando è che si è chiuso il trade. Ecco qui, nella tarda serata di ieri, il mercato è sceso a colpirci il nostro take profit. Vedete l'importanza di gestire queste operazioni contro trend con uscite a scalare, come vengono definite, proprio perché è molto probabile una nuova spinta rialzista, no? Siamo in un trend rialzista e quindi è assolutamente deleterio, ritengo, rimanere a mercato in palese contro trend. Quindi ecco, a livello operativo ho proprio condiviso con voi anche questo trade che ho messo in atto. Siamo ancora long, abbiamo detto, sul dollaro, sull'oro e sull'argento. Non apro neanche i grafici perché è veramente molto tardi. Vuoi aggiungere qualcosa, Matteo, intanto che sei qua? Sì, sempre sulla coppia euro-dollaro, sul time frame orario, mi sembra di aver individuato un test a spalle ribassista. Eccolo qui, con il collo che sembra già essere stato rotto e con il target che è più in basso, in zona 1,21,14 più o meno. Eccolo lì, esatto, sì. E Sì, perciò anch'io, cultore eccolo lì, dell'analisi tecnica, questa qui è proprio da manuale, no? io ho aperto un trade proprio sul uno short con take profit proprio sul target del pattern, insomma. E c'è anche una divergenza, vedo adesso, tra gli ultimi due massimi che sono decrescenti nel grafico e crescenti nello stocastico, e perciò è un'altra indicazione che sì, appunto, il prezzo potrebbe scendere da questo punto e andare fino a target. Assolutamente sì, condivido. Quindi un trade, oserei dire, proprio da manuale dell'analisi tecnica. Questo è un pattern molto efficace. Dà davvero tante soddisfazioni, è molto semplice da individuare e quindi non vedo perché non tradarlo. Dove hai lo stop, per curiosità? Lo stop l'ho messo sopra l'ultimo punto di massimo, Qua.
No, no, più su, sopra. Ha Eccolo lì, fatto negazione sì. dall'imprese. Si è aperto con un sell limit, si è aperto da poco il trade, diciamo, proprio più o meno Ah, qui su. sopra? Ecco, sì, più o meno in quella zona lì, sì, ho aperto. Ho capito, Esatto, quindi do hai un entrato. RR più o meno a 2, eccolo lì, sì. Ho Un capito. RR più o meno a 2, eccolo lì. Perfetto. Questo è il Questo. trade che ho aperto e per il momento mi sembra che insomma l'analisi tecnica confermi che si può andare a target, insomma. Sì, quantomeno indipendentemente dal risultato del trade, il metodo va seguito, certamente. Se questa strategia operativa, questo pattern, hai potuto testarlo e hai potuto valutarne l'efficacia statistica, certamente avrai le tue ragioni per fare queste operazioni. Noi non pensiamo più, a questo punto è lui che il metodo che impone a noi il da farsi, non siamo più noi. Discutevo di questa cosa, tra l'altro, ragazzi, con i nostri studenti ieri sera, no? In lezione. Siamo un po', ho 2 o 3 minuti per dire ancora un paio di cosette. Noi che facciamo trading, siamo un po' dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? Nel senso che il nostro metodo siamo creatori e quindi siamo imprenditori, se vogliamo, no? Decidiamo noi su quale grafico lavorare, con quale metodologia lavorare, con quanti soldi lavorare, con quanto rischio, con quali pattern e quant'altro. Poi però una volta creato questo metodo, da creatori dobbiamo diventare i primi discepoli di questo metodo e quindi switchare proprio a livello mentale, farci operai, no? Farci esecutori del metodo. E questa cosa non è sempre facile, ragazzi, perché quando siamo persone attive, quindi siamo persone che creano il metodo, poi passare dall'altra parte e dire ok, io adesso non comando più, ma comanda lui, non è così facile come non so se anche a voi capita mai questa esperienza, no? Cioè, noi siamo bravi a creare un metodo, ma poi siamo veramente dei pessimi esecutori. Proprio perché ci dimentichiamo, a me succedeva spesso, ci dimentichiamo che una volta creato il metodo è lui che comanda, non noi. Noi siamo gli operai e lui è il datore di lavoro. Prima lo creiamo noi e siamo noi che decidiamo. Poi, una volta creato il metodo, lui lo mettiamo lì sul piedistallo e noi zitti, zitti a seguire le sue indicazioni. E non è facile, non è sempre facile. A te non ti capita mai sta roba, Manuele? Scusa Matteo. Eh sì, succede soprattutto all'inizio, i primi trade che aprivo in demo, succedeva spesso. No, Adesso poi, un infatti. po' con l'esperienza, poi si diventa più, almeno a me è successo così, che si inizia un po' a seguire il metodo e a non farsi prendere la mano, insomma, diciamo. E quindi, Infatti. In sì. merito a questa cosa del trade, c'è Luciano che dice non c'è testa a spalla perché il trend era rialzista. Luciano, posso aprirti il microfono un attimino? Me lo confermi, Luciano? Se me lo dici, ti apro il microfono così ce lo dici in diretta la tua opinione. Ok, benissimo, allora ti vengo a cercare. Luciano, 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 ne abbiamo 4 di Luciano. Luciano, questo. Eccoti qua. Un saluto a tutti i Luciani che sono qui. Ciao Luciano, hai il microfono aperto? Buongiorno, forse Ciao mi Luciano. sbaglio, scusate se mi sono intromesso, Anzi, è un però piacere fare la tua conoscenza. Dicevi? ecco, essendo quella, ecco, grazie, essendo un trend rialzista, quel testa e spalla in inversione in realtà non ci dovrebbe essere perché inserito in quel contesto dà un falso segnale. Ho capito, quindi il pattern testa spalle, che è poi questo qua, no? È un pattern che l'analisi tecnica ci dice essere un pattern di inversione, giusto? Sei d'accordo? È proprio
costruzione, no? La costruzione del movimento che ci dice che è un pattern di inversione. Nel caso specifico, non so come la pensi tu, ma nel caso specifico il pattern che si è formato è proprio un pattern di inversione, perché si è formato in cima ad un trend rialzista. Quindi cos'è che inverte questo qua potenzialmente? Inverte il trend che c'era prima. Quindi è un pattern testa a spalle ribassista, perché si è formato, come tu dici, in cima a un trend rialzista, e quindi da manuale proprio, no? Sì. Scusate. O tu hai pensato qualcosa di diverso che non riusciamo a capire? No, cioè sì, non l'avevo visto così in realtà. Avendo lo schermo piccolo non l'avevo visto chiaro. Va bene così. Infatti, se vediamo anche zoomando ancora più in piccolo, come dici te, il trend è assolutamente rialzista. E il pattern si è riformato proprio in cima alla spinta rialzista, no? E quindi veramente un pattern da manuale. Inversione, sì. Poi magari non va a target questa volta, perché non è detto. Però certamente è un pattern di conformazione assolutamente ribassista. Bon, ragazzi, dai, sono le ore 15. Direi che abbiamo passato una buona ora insieme di nuovo. Mi auguro che tutti insieme siamo riusciti a trovare dei buoni spunti di riflessione. Veramente me lo auguro. C'è qualcuno che vuol fare qualche altra domanda ancora, qualche altra osservazione? Mi sembra di no. Quindi, ok, Emanuele, per risolvere i tuoi problemi mandaci di nuovo una mail e il problema lo risolviamo assolutamente. Luca ci dice dove può imparare queste cose. Beh, ci sono davvero tante fonti in rete, su internet, che parlano di trading, parlano di come, di che cos'è il trading, di come imparare a utilizzarlo, a fare le cose, eccetera. Noi, da parte nostra, visto che ce lo chiedi, grazie a te Emanuele, da parte nostra abbiamo creato dei corsi di formazione e gratuiti e no, dei veri e propri percorsi. Se ti piace l'idea, ad esempio, potresti andare sul sito della Sapienza Finanziaria, www.sapienzafinanziaria.com, e richiedere il video corso formativo, proprio di base, ma anche di più di base, che è gratuito, tra l'altro. Dura una settimana, quindi ogni giorno ti viene mandato un video, dura da mezz'ora a un'ora ogni video. E in questa settimana Giulio Pasquini, che è il fondatore del gruppo, ci dà le basi di quello che è le basi di questa attività. Qualcosa di specifico, se lo vuoi, abbiamo creato un altro percorso di formazione, che è quello che dura 30 giorni, anche quello naturalmente lo puoi richiedere assolutamente, informati di nuovo al sito della Sapienza Finanziaria. Se mi permetti, lo consiglio caldamente. È quello che sto facendo anch'io. Ah, ecco perché parlavi così. Ah, ho capito. Sì, Luca, è un percorso formativo di 30 giorni. Di nuovo, ogni giorno un video che io e Giulio Valerio e Giulio Pasquini abbiamo creato in base alle nostre esperienze, in base ai nostri metodi. Quindi impariamo proprio dalle basi, ripartiamo dalle basi, e all'interno ci sono anche metodi di lavoro che sono un po' quelli che mi senti ragionare qui, e quindi certamente una buonissima base per iniziare a fare questo mestiere consapevolmente, senza rischiare l'osso del collo. Anzi, la salvaguardia del capitale è per noi una cosa primaria, sacrosante, quindi un percorso assolutamente professionale che certamente puoi richiedere. Quindi ragazzi, davvero ok, vi ringrazio. 15.06, abbiamo sforato leggermente, mi rimane che darvi appuntamento lunedì prossimo, ore 14, TG della Sapienza Finanziaria. Un buon fine settimana a tutti, buon studio, buon trading, e ci vediamo sui mercati. Ciao ragazzi.
Ciao e grazie ancora. A lunedì prossimo. Ciao, 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 ciao. Ciao. Ciao anche a voi, Matteo, e all'altro amico che era qui in real time insieme a me. Ciao, ciao ragazzi. Ciao e grazie.